Ragazzi, è uscito il primo vero gameplay trailer di football, il FU PES 2022, e ci sono un sacco di cose da dire. Ci sono un sacco di cose da dire perché, nonostante siano mancate delle vere e proprie novità, si respira un po' la stessa aria delle precedenti occasioni. Nel senso, i football sembra un progetto abbastanza ancora acerbo, lo testimoniano tante cose, fra cui appunto un gameplay trailer che ha evidenziato dei limiti tecnici abbastanza evidenti e credo anche piuttosto inaspettati nell'economia generale delle cose. Mi aspettavo un titolo un po' più pronto, mi aspetterei un titolo un po' più pronto dal punto di vista tecnico. Non è così, permangono tanti dubbi, tante perplessità, tanti elementi che non convincono, a partire da un parco animazioni che non sembra minimamente quello di un progetto ricostruito da zero. Io ripeto sempre il solito concetto: ci hanno lasciato un anno a bocca asciutta con un season update promettendo mari e monti. A conti fatti, tecnicamente abbiamo un progetto che non tradisce alcun tipo di reale evoluzione sotto il profilo dell'impatto visivo. Le animazioni sono a tratti sempre un po' legnose, non c'è grande fluidità, alcune movenze non hanno grande senso, insomma, tante cose che onestamente mi hanno lasciato un po' così. E se a questo ci aggiungiamo anche una cosa paradossale che voglio levarmi subito, così poi ci dedichiamo al resto. Nel gameplay trailer c'è una parte che è particolarmente indicativa, ovvero lo sharp kick con un asterisco che dice che il contenuto sarà disponibile più avanti. Cioè, siamo a un punto in cui anche le meccaniche di gioco dovranno essere introdotte successivamente. Allora, questo è problematico. Io non capisco come non se ne stiano rendendo conto pure loro. Cioè, va bene. Abbiamo ormai digerito l'idea del gioco lanciato sotto forma di demo che verrà progressivamente arricchito di funzioni e modalità, però santo cielo benedetto, anche la sventagliata deve arrivare in un secondo momento, cioè stiamo a questo punto, credo sia la prima volta nella storia di un contesto calcistico in cui un gioco arriva sul mercato mancando di alcune dinamiche di gioco. Comunque, chiusa parentesi, per il resto sembra che Konami abbia puntato tanto sul discorso del dribbling, ecco, per permettere agli appassionati di football di dedicarsi anche a quello che è l'uno contro uno, quindi a vivere i duelli palla al piede, sia in fase offensiva che in fase difensiva. È un elemento interessante che però mal si sposa con quelle che sono le movenze mostrate nel trailer. Sembra che il gioco sia ancora abbastanza legnoso in certi movimenti. È stato rimarcato che determinate azioni richiederanno una tempistica adeguata affinché il giocatore si possa ritagliare lo spazio necessario per completare l'azione. Cioè, questo proprio si respira un'aria di a volte eccessiva pesantezza, che è proprio quello che speravamo di lasciarci alle spalle dopo PES 2020 e il season update del 21, e che sembra essere stato riproposto. Poi, vabbè, piccola parentesi comica, per mostrarci la fisicità dei movimenti difensivi c'è un fallo grosso come una casa che però ti spacciano come strapotere fisico. Questa è un'altra cosa che ho detto, vabbè. Comunque, al di là di tutto, io non voglio fasciarmi la testa prima del dovuto perché, ripeto, mai come nel caso dei calcistici è fondamentale poter toccare con mano. Non si può valutare un prodotto sulla base di un trailer per quanto controverso come questo mostrato. Lo voglio valutare, lo voglio testare in ogni sua sfumatura, però certo è che ci sono tanti dubbi ancora. Buona l'introduzione di una nuova telecamera, volta a esaltare i duelli per l'appunto, che avrà una visione molto più ampia durante il gioco e che andrà a stringere in maniera dinamica su i giocatori nel caso di uno contro uno. Mi è piaciuta molto questa cosa, come mi è piaciuta molto anche l'idea di un'IA un po' più reattiva e capace di reagire dinamicamente alle situazioni di gioco, con impostazioni tattiche prepartita, che dovrebbero far muovere la squadra nella maniera
ritenuta più adeguata per ciascuno di noi. Insomma, quello è un elemento che se dovesse funzionare potrebbe essere molto molto intrigante, però ripeto, dipenderà anche molto da come poi il gioco si giocherà. Pada alla mano. Ho dei dubbi, ripeto, ho tanti dubbi. Non mi piace come la stanno gestendo, non mi piace il modo in cui stanno mettendo giù certe notizie, perché effettivamente a livello comunicativo ci sono dei problemi evidenti, secondo me. Però, ripeto, andrà valutato per quello che poi ci darà. Anche in questo caso non abbiamo avuto date, non ci sono riferimenti temporali all'uscita dei contenuti della Master League per adesso, nel momento in cui sto registrando questo video non si sa ancora nulla di particolare. Si naviga a vista, ragazzi, e non è quello che speravamo di fare, ecco, quello no. Però vediamo, ecco. Altra novità interessante, il discorso che non ci saranno più tutte quelle pause tra una fase e l'altra di gioco, ma l'azione dovrebbe riprendere in maniera molto rapida, senza, con la palla sempre in movimento. Ecco, potremo vedere il giocatore che riprende la palla prima di una rimessa laterale, il portiere che se la ributta prima del calcio, insomma, prima della rimessa dal fondo. Insomma, tutte cose che dovrebbero aumentare un po' i ritmi, però, ripeto, a livello di animazioni e quelle che sembrano le dinamiche di movimento, il gioco sembra ancora abbastanza vecchia scuola, forse un po' troppo legato a certi parametri, a certe caratteristiche che ormai speravamo di poterci lasciare alle spalle, ma che invece sembrano ancora lì pronte a accompagnarci per chissà quanto, per chissà quanto altro tempo. Oggi è sbiascico. Da vedere, ragazzi, da vedere, però insomma, per adesso credo che quanto vi ho detto sia più che sufficiente per inquadrare un po' la produzione. Fermo restando che mi auguro vivamente che Konami si decida a darci una finestra temporale per capire un po' che tipo di futuro ci aspetta, cosa accadrà, quando accadrà. Insomma, vorrei avere un po' più di chiarezza. Io, come penso poi tutti gli altri, quelli che aspettano i football. Però diciamo, ecco, andando un po' a chiudere, non ho visto quell'evoluzione, non ho visto quel passo avanti, non ho visto quella rivoluzione, ho visto un prodotto rifinito sotto certi aspetti in cui si cerca effettivamente di migliorare le cose, ma in cui non si percepisce l'evoluzione biennale della produzione. Cioè, lo stacco qualitativo da PES 2020-2021 a questo non si percepisce dai trailer. Spero che si percepisca pada la mano, prego il Signore che si percepisca pada la mano, ma da quello che si vede non c'è sto stacco enorme. Speriamo che si possa percepire. Comunque, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Eventualmente, se ci fossero piccole news, ve le darò come sempre su Leggende Ignoranti, l'altro canale interamente dedicato al calcio in cui parleremo anche di piccole cose e parleremo anche di questo nuovo calcistico che sta per uscire e che oggi notizia odierna ha firmato un accordo di partnership con West Ham, per cui effettivamente qualcosa si sta muovendo, ma appunto ne parleremo. Per cui, ragazzi, fatemi sapere impressioni su questo eFootball e dita incrociate, perché poi quello ci resta.